Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Live Meeting, l'incontro con le società quotate organizzato da Borsa Italiana in collaborazione con Finanza Online. Quest'oggi conosciamo Banca IFIS, che è l'unica banca indipendente specializzata nel supporto finanziario alle piccole e medie imprese nel breve e medio termine. Ci parlerà di Banca IFIS l'amministratore delegato della società veneta, Giovanni Bossi. Buongiorno. Buongiorno. La crisi sta colpendo pesantemente le piccole e medie imprese, PMI italiane che con difficoltà accedono al mondo del credito. Alla luce di questo scenario, in che direzione vi state muovendo? Come è articolata la vostra offerta? Banca IFIS è presente nel supporto alle piccole e medie imprese dalla sua nascita, da sempre, ha fatto del supporto alle piccole e medie imprese il proprio punto di riferimento storico. Stiamo continuando in questa direzione. Pensate che nel 2010 abbiamo avuto registrato tassi di crescita nei volumi di oltre il 40%, a testimonianza della concreta del nostro desiderio di essere presenti in questo segmento. Continuiamo su questa strada con determinazione, con il supporto di una rete territoriale che opera in tutta Italia. Ci sono circa 100 nostri uomini, donne, persone sul territorio che offrono alla clientela garanzie di qualità e di supporto. Potete rivolgervi tranquillamente a questi nostri operatori, alle nostre sedi che sono collocate in tutta Italia, in tutte le regioni italiane, per ottenere il supporto necessario alla crescita e allo sviluppo per le piccole e medie imprese. Lo scorso 19 novembre avete organizzato con Mediobanca il primo roadshow della società, One Day in Venice. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto ad organizzarlo? Qual è stato il bilancio della manifestazione? E se avete intenzione di riproporre questa iniziativa anche l'anno prossimo? Siamo molto contenti di questo One Day in Venice, è andata molto bene. Ci sono stati 10 emittenti, 10 società quotate presenti, 17 fondi di investimento, per buona parte italiani, ma per un 40% anche europei. Grande successo, molti incontri, molto interesse, da tutti ci è giunto un forte stimolo, una forte spinta a continuare in questo senso. Lo continueremo certamente, almeno annualmente, forse vedremo di fare qualcosa di più frequente. È stato un palcoscenico per le società emittenti e anche un laboratorio sia per le banche, per le società quotate, per le imprese quotate e anche per quelle che hanno in animo di predisporre una quotazione. Il format della manifestazione ha avuto successo, lo riproporremo, è una promessa, non è un impegno, è una promessa. Vedremo anche di migliorarlo, di fare ancora qualcosa di più pieno, di più completo, ma siamo stati molto contenti della prima esperienza. Salvadanai online, sono sempre di più i risparmiatori che stanno scegliendo la strada dei conti deposito. Certo. Cosa li spinge a scegliere questo strumento? Secondo lei poi sarà un fenomeno che prenderà ancora più piede anche nel prossimo anno? Credo di sì, credo che il fenomeno sia destinato a crescere stabilmente. Fa premio la semplicità, fa premio l'assenza di rischio di questi salvadanai online, conti deposito, se vogliamo usare il termine che usiamo tutti quanti. Assenza di rischio, qualità, semplicità, buona redditività, ottima redditività rispetto ad altri strumenti omologhi. Ricordo che le offerte oggi viaggiano tutte quante ben al di sopra del rendimento dei bot, quindi con un rendimento molto significativo. Sì, credo che con alti e bassi potrà i conti deposito online potranno crescere tanto o potranno crescere un po' meno, ma penso che il fenomeno sia destinato a continuare nel tempo, proprio perché l'orientamento sull'online in questo segmento penso che sia un movimento non arrestabile. Forte successo dei conti deposito e di conseguenza la competizione sempre più agguerrita. In quest'ottica state rivedendo la vostra offerta del conto deposito Rendimax? Ma guardi, Rendimax si è presentato sul mercato ormai 2 anni fa, mantenendo una promessa
che è quella di essere il miglior conto deposito in termini di rendimento nella sua categoria, al netto delle offerte promozionali. Ci siamo sempre rivolti ad un pubblico che è una clientela retail, pubblico che riteniamo abbia una caratteristica di consapevolezza. Teniamo i costi operativi, i costi di gestione del conto, del lato banca, intendo i nostri costi, molto bassi, e questo ci consente di trasferire al cliente redditività che sono le migliori sul mercato in questo momento, ripeto, al netto delle offerte promozionali e nella nostra categoria di conto. Di questo siamo soddisfatti, vogliamo continuare in questa direzione. Abbiamo, solo per fare un esempio, recentemente, l'ultimo aumento delle condizioni economiche, che è stato di luglio, ed è stato fatto a fronte di un aumento dei tassi di mercato, abbiamo ritenuto di alzare, abbiamo alzato per tutti i clienti, i nuovi e i vecchi, senza bisogno di alcuna azione da parte dei vecchi clienti, che hanno telefonato in centinaia al nostro desk, ma hanno avuto assolute tranquillizzazioni perché tutti quanti hanno avuto l'incremento in maniera automatica. Ci parlava appunto dell'aumento di capitale dello scorso luglio. Com'è andata questa operazione? Si è concluso in agosto, in luglio, bene, è stato sottoscritto integralmente, il presidente di Banca IFE, Sebastiano Fürstenberg, primo azionista, ha sottoscritto la sua quota di oltre il 60%, tutto il management, me compreso, abbiamo fatto tutti quanti la nostra parte, l'aumento è stato integralmente sottoscritto e ci consente di traguardare con buona fiducia lo sviluppo della crescita della banca per almeno i prossimi anni. Adesso entriamo più nello specifico della banca e guardiamo i conti. L'utile netto in crescita dell'8% nei 9 mesi, il margine di intermediazione balza di quasi il 27%, nonostante lo scenario internazionale. Alla luce di questi numeri, quali sono le prospettive per il 2010? E poi so che è difficile in questo momento dare delle previsioni per i prossimi trimestri, ma ci sa dire qualcosa anche per il 2011? Dunque, sull'anno in corso, Dio mio, siamo a dicembre, è francamente difficile dire che non siamo in condizione di avere in mano degli scenari. Ora, per quanto è noto ad oggi, per le prospettive che abbiamo in questo momento e salvo sorprese particolari, il 2010 si chiude bene. Nel quarto trimestre riteniamo di poter accelerare la crescita degli utili rispetto ai trimestri precedenti. Quindi riteniamo che il 2010 sarà, archivieremo un 2010 che auspichiamo sia un buon anno per gli elementi che oggi abbiamo a disposizione, ripeto. Sul 2011, come diceva molto correttamente, è difficile fare previsioni, proprio in questi giorni vediamo che sui mercati capita un po' di tutto, abbiamo difficoltà a proiettare la nostra azione più in là di qualche trimestre. Diciamo che a piano industriale abbiamo previsto crescita nei volumi, crescita nel supporto alle imprese, e crescita certo anche negli utili. Riteniamo che auspichiamo che questi obiettivi, questa crescita su tutte le linee della nostra attività possano trovare effettiva realizzazione. Questo è il nostro obiettivo. Lei ha appena citato il piano industriale. Voi parlate di raddoppiare i clienti e i volumi dei crediti gestiti entro il 2012. Come intendete centrare questo obiettivo? Con una forte attenzione al nostro cliente centrale, che è la piccola media impresa che riteniamo continuerà ad operare in un ambiente difficile dal punto di vista creditizio, in cui molte banche generaliste faranno fatica ad erogare credito, usando il nostro modello che mitiga il rischio di credito tramite l'utilizzo del contratto di factoring, noi riusciremo, ritengo, a centrare i nostri obiettivi per il prossimo biennio. Sviluppo commerciale e operativo che si baserà anche nel futuro sulla forte azione della nostra rete territoriale che è presente in tutte le regioni del nostro paese. Un tema che sicuramente caro agli investitori, è quello dei dividendi. In che direzione andrà la vostra politica? Il Consiglio di amministrazione non si è ancora espresso in questo senso per il 2010, e
ci mancherebbe, non abbiamo ancora chiuso l'esercizio. Tradizionalmente Banca IFIS è stata generosa con gli azionisti, con dividendi che si sono sempre aggirati tra il 30 e il 50% degli utili. L'anno scorso, 2009, abbiamo avuto, abbiamo avuto una parte di dividendo che è stata data in azioni, in azioni che avevamo nel portafoglio, cosiddetto scrip dividend. Vedremo nel 2011 come comportarci, ma riteniamo che questa generosità non verrà disattesa proprio quest'anno. Si è rafforzato da qualche mese l'asse Banca IFIS Vicenza. Avete intenzione di avete in cantiere altre operazioni di questo genere? Con la Banca Popolare di Vicenza è il rapporto eccellente da molto tempo, abbiamo sviluppato sì una collaborazione che ci consente di poter distribuire il nostro prodotto factoring anche attraverso gli sportelli del Gruppo Popolare di Vicenza, che è una grande banca sul territorio nazionale. Molte banche usano i servizi di Banca IFIS per supportare i loro clienti, là dove ritengono di aver bisogno di un prodotto specifico che richiede competenze specifiche come il factoring. Quindi la disponibilità da parte nostra a intervenire anche su altre iniziative certamente c'è. Dirle che abbiamo altri programmi di questo tipo in cantiere in questo momento è certamente prematuro. OPA Toscana Finanza, cosa ci dice sulla tempistica? Dico che riteniamo che l'OPA su Toscana Finanza, auspichiamo che l'OPA di avere le autorizzazioni per completare l'operazione su Toscana Finanza nel primo trimestre 2011, anche perché il 31 marzo 2011 scadono i termini contrattuali per questa operazione. Sul sito di Finanza Online, sul forum di Finanza Online sono arrivate tantissime domande per Banca IFIS. Adesso ne prenderemo in esame qualcuna. Ad esempio, un utente chiede: nel nostro forum è stato seguito con una certa apprensione il riflesso della vicenda Mariella Burani nei confronti di Banca IFIS. Chiede appunto l'utente come si è evoluta poi la vicenda e qual è la situazione attuale dell'esposizione di Banca IFIS nei confronti di Burani? L'esposizione di Banca IFIS nei confronti di Burani è stata chiusa nei conti economici del 2009 e dei trimestri del 2010 che precedono questo trimestre, quindi ad oggi non c'è nessuna particolare posizione significativa di rischio nei confronti del gruppo Mariella Burani. Un altro utente si domanda e chiede appunto al dottor Bossi di spiegare come mai il titolo non mostra un forte appeal verso il mercato nonostante i brillanti risultati ottenuti in questi ultimi anni. È un tema caldo e ricorrente da molte stagioni. Dobbiamo prendere nota del fatto che i pochi gestori interessati direttamente e sistematicamente al mercato italiano in questo momento si occupano di titoli molto liquidi e tipicamente dei titoli grandi, dei grandi emittenti, di quella decina, ventina, trentina di titoli che fanno la gran parte dei volumi dell'indice. E trascurano comprensibilmente, forse sotto certi punti di vista, i titoli più piccoli. Per quanto riguarda Banca IFIS vi posso dire che noi stiamo continuando a ottenere risultati, prima di tutto fondamentali, risultati economici, di bilancio e di crescita, che ritengo, da parte mia, ritengo decisamente buoni, lusinghieri, e stiamo cercando di comunicarli e di trasferire al mercato queste informazioni nel miglior modo possibile, col massimo della trasparenza, e cercando di spiegare al mercato qual è la nostra azione, dove stiamo andando, come ci stiamo comportando. Riteniamo che il mercato prima o dopo si farà sentire in questo senso, che verranno tempi migliori di questi sono tempi effettivamente pesanti, duri da molto tempo, ma riteniamo che dovremmo essere giunti, speriamo, presto vicini alla fine, e di conseguenza l'attenzione degli operatori si rivolgerà anche a quegli emittenti più piccoli, meno liquidi, ma che comunque hanno degli grandi spazi di crescita dal punto di vista dei valori. Allora, nell'attesa di questi buoni risultati, di buoni riscontri da parte del mercato, noi ringraziamo Banca IFIS, Giovanni Bossi e gli utenti del nostro forum. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.